Ciao, sono Leonardo Raso, agente immobiliare professionista che svolge la propria attività a Roma e provincia da oltre 20 anni. E oggi ti parlo di tutte quelle attività che un agente immobiliare è in grado di svolgere e un privato che vende casa da solo purtroppo non riesce ad effettuare. Me le sono scritte, per non sbagliare, perché sono numerose, sono almeno 15 e te le vado ad elencare una ad una. Numero 1. Stabilire il corretto valore del proprio immobile o dell'immobile da vendere. È normale che qui il proprietario è in totale conflitto di interessi, perché lui determina un prezzo su quello che è il suo desiderio di ottenere quel determinato prezzo. L'agente immobiliare professionista invece stabilisce il prezzo il valore di quell'immobile, come nel nostro caso, come facciamo noi, sulla base di immobili venduti simili a un determinato prezzo e quindi sulla base dei valori di prezzi già testati che sono stati venduti a quella determinata cifra in quel determinato periodo. Ovviamente parliamo di immobili simili. Numero 2. Proporre una casa sul mercato in modo attrattivo e coerente con le aspettative dei clienti. Basta farsi un giro sui portali immobiliari e trovare tantissime foto imbarazzanti. Proprietari che pubblicizzano foto in cui si vede la loro sagoma magari a torso nudo mentre fotografano col cellulare l'ingresso dove c'è lo specchio, stanze con il letto disfatto, bagni in condizioni da veramente gridare vendetta, camere da letto o saloni adibiti a pseudo magazzini con scatoloni, stendini appesi e camicie e calzini svolazzanti. Noi applichiamo la tecnica dell'home staging, ossia una tecnica di marketing che ci consente di valorizzare l'appartamento e di renderlo assolutamente da effetto wow appena si entra dentro casa. Punto numero 3. Conoscere le reali motivazioni del cliente venditore e le vere intenzioni dell'acquirente. Proprietari di casa fanno tantissime visite, ma non sapranno mai se tutti quei venditori sono dei semplici turisti immobiliari che stanno aspettando la moglie del parrucchiere e intanto non sanno cosa fare, siccome piove si vanno a vedere un appartamento. E malintenzionati che possono andare a capire se quell'immobile è accessibile quando il proprietario è in vacanza, o ancor peggio, altri proprietari che vogliono vendere casa e si vogliono fare un confronto tra la casa che stanno per mettere in vendita e quella che chiede un suo diretto concorrente, cioè un altro privato. Nel nostro caso, noi della LR Immobiliare facciamo sempre una prequalifica, quindi intervistiamo i clienti che hanno intenzione di visitare una casa, prendiamo tante informazioni su di loro, sulla loro capacità di acquisto, sul fatto se debbano o meno vendere prima un immobile o prendere o meno un mutuo. Proprietari privati che a volte si trovano a dover andare magari a fare una trattativa e scoprono solo in quel momento che il proprietario, che l'acquirente, dopo 5 mesi non è in grado di prendere un mutuo. Punto numero 4. Presentare bene l'immobile all'acquirente durante la visita senza lungaggini su dettagli insignificanti. Ecco, moltissimi proprietari privati si perdono durante la visita nell'evidenziare dei dettagli che per loro sono fondamentali, ma che in realtà all'acquirente non interessano e distolgono la sua attenzione da questioni più importanti. Faccio un esempio su tutte. Qualcuno ha messo la piccola lucetta sul nominativo del campanello davanti alla porta e perde mezz'ora a spiegare cosa ha fatto lì, senza magari invece evidenziare caratteristiche più importanti che invece un agente immobiliare professionista sarebbe in grado di evidenziare durante la visita. Punto numero 5. Saper dosare il tempo a disposizione per l'immobile in base al tipo di cliente.
moltissimi proprietari privati che si vendono l'immobile da solo o cercano di vendere l'immobile da soli perdono tantissimo tempo con le visite. Alcune visite le fanno durare 40 minuti perché entrano in simpatia con un cliente che, non avendolo prequalificato, magari è solo un perditempo che non compreranno mai, e poi magari fanno una visita un po' sbrigativa perché si sono resi conto che devono andare a fare la spesa perché nel frattempo hanno ricevuto il messaggio da un coniuge che gli ricorda che gli serve quel determinato ingrediente per preparare la cena la sera, e allora fanno una visita sbrigativa magari con un cliente che invece avrebbe comprato, il quale però, vedendosi trattare in maniera frettolosa e sbrigativa, decide di andare a comprare un'altra casa. Un agente immobiliare invece ha quella sensibilità per capire immediatamente, soprattutto dopo che ha prequalificato il cliente, se c'è da dedicare maggior tempo a un determinato visitatore di un immobile, perché magari potrebbe diventare l'acquirente di quella casa. Punto numero 6. Gestire i commenti e le obiezioni dei clienti acquirenti in visita senza piccarsi o cadere in personalismi. Beh, insomma, tantissime trattative tra privati saltano perché il proprietario non gradisce un commento magari fatto un po' di sarcasmo da un acquirente, o semplicemente perché mentre sta presentando l'immobile vede che l'acquirente alza un sopracciglio o fa una smorfia con la bocca e non è in grado di dosare magari la propria permalosità, e quindi va magari in contrasto, oppure addirittura non riesce a gestire un'obiezione su una questione di personalismo. Facciamo l'esempio di una squadra di calcio: magari il proprietario è di una certa squadra di calcio, ha il poster del suo beniamino di quella determinata squadra, l'acquirente della squadra rivale che odia quella determinata squadra e cominciano a parlare di calcio, a offendersi rispettivamente sulle proprie squadre, lasciando morire l'affare lì, cosa che un agente immobiliare non farebbe mai. Punto numero 7. Aiutare il cliente a comprendere se e a chi rivolgersi per conoscere l'importo del mutuo necessario. Un proprietario di casa che vende privatamente l'immobile di solito non è in grado di poter aiutare l'eventuale acquirente che ha davanti, che sarebbe interessato a comprare il proprio immobile, indirizzandolo verso il giusto partner o consulente che lo possa aiutare a prendere la corretta somma di denaro per l'acquisto con finanziamento bancario per quell'immobile. Qualunque agente immobiliare invece ha quantomeno 2-3 alternative tra consulenti mutui, consulenti come mediatori del credito, professionisti che sapranno comprendere al meglio le esigenze di quel cliente acquirente e indirizzarlo verso la banca più adatta alle sue esigenze per ottenere un finanziamento. Punto numero 8. Contenere il cliente nella valutazione della ristrutturazione, evitando sovrastime di costi per i lavori. Questo è un problema enorme. Arrivano tantissimi visitatori di case che non hanno minimamente idea di quanto costi ristrutturare un appartamento, ma solo perché hanno sentito dire che attualmente i costi di ristrutturazione sono lievitati, cominciano a dire che il prezzo di quella casa che è richiesto da quel proprietario privato deve essere abbassato di 70-80 mila euro, perché secondo loro per fare un bagno nuovo, ristrutturato, ci vogliono 20 mila euro. Ovviamente il costo di una ristrutturazione di un bagno è importante, ma prima di arrivare a spendere 20 mila euro, insomma, un agente immobiliare professionista, magari se come noi organizza un open house durante il quale ci sono più clienti che visitano contemporaneamente l'appartamento e fa trovare presenti anche un architetto che sa consigliare le persone sul posto in quel momento durante le visite, riusciamo in questo modo a convincere i clienti della bontà delle indicazioni di un architetto rispetto alle proprie convinzioni errate basate solo sul sentito dire. Punto numero 9. Gestire le problematiche connesse con le pratiche amministrative e catastali e i costi nascosti. Ecco, questo è un problema purtroppo enorme, soprattutto in una città come Roma. Moltissimi proprietari privati di immobili
si trovano spesso nella situazione di dover risarcire i danni agli acquirenti, perché durante la trattativa hanno dichiarato che l'immobile era regolare, che non c'erano problematiche di nessun tipo, poi al momento di andare a concludere la compravendita con l'atto definitivo di compravendita emergono invece magari delle problematiche di natura urbanistica che possono riguardare o l'appartamento o il fabbricato in cui l'appartamento è ubicato, faccio un esempio su tutti, manca l'abitabilità oppure ci sono delle difformità delle finestre perché il costruttore ha fatto delle modifiche senza registrarle e quindi il proprietario è tenuto comunque a quel punto a vendere l'immobile in maniera urbanisticamente e catastale corretta e regolare e magari non ci sono più tempi per la regolarizzazione e quindi spesso i proprietari si trovano a dover gestire problematiche che invece un agente immobiliare sa come verificare, ad esempio nel nostro caso preso un incarico di vendita da un proprietario, immediatamente provvediamo tramite tecnici di nostra fiducia a far fare tutti quei controlli urbanistici e catastali in modo da essere sicuri dell'immobile che stiamo vendendo. Punto numero 10, tutelare i clienti sul piano finanziario e legale. Questa è una situazione che spesso è totalmente fuori controllo ai proprietari privati, i quali ovviamente partono dal punto di vista di proteggere solo i propri interessi, solo i propri soldi e solo il proprio immobile. L'agente immobiliare, che è un mediatore, quindi si trova nel mezzo, invece trova quelle formule, quegli accordi che servono a tutelare in maniera equa e in maniera anche del tutto imparziale sia il venditore che l'acquirente per quanto riguarda sia gli aspetti giuridici della trattativa sia per quello che riguarda gli aspetti finanziari, ossia le modalità di pagamento per arrivare alla conclusione della compravendita. Punto numero 11, ricavare il massimo possibile dalla vendita dell'immobile. Ecco, qui c'è una convinzione veramente totalmente sbagliata nei venditori privati perché pensano che spesso loro riescono a ottenere un maggior prezzo, cioè un prezzo più alto rispetto alla circostanza se lo dessero da vendere a un'agenzia, perché immaginano che l'acquirente che compra con agenzia dà meno soldi al proprietario. Quindi il proprietario cosa pensa? I soldi che l'agenzia chiede come provvigione all'acquirente, l'acquirente non li dà all'agenzia, li dà a me. Questo è un po' un calcolo molto molto banale che fanno moltissimi proprietari. Allora, se questo ragionamento fosse vero, non esisterebbero le migliaia di agenzie immobiliari che esistono e le milioni di agenti immobiliari che esistono in tutto il mondo. Questo è un ragionamento totalmente sbagliato, in quanto molti acquirenti desiderano avere un agente immobiliare professionista che svolga un lavoro e offra dei servizi per i quali sono ben contenti di pagare, e c'è da dire che in realtà non è il proprietario che fa la trattativa singola con l'acquirente che sa che il proprietario è in totale conflitto di interesse che possa ottenere il maggior prezzo dal mercato, ma invece l'agente immobiliare, il quale soprattutto se applica determinate tecniche di vendita come quelle che applichiamo noi, come nel caso dell'open house, durante il quale tanti clienti contemporaneamente vedono l'immobile e capiscono che quell'immobile è appetibile sul mercato e quindi sono indirettamente portati a offrire il miglior prezzo possibile ottenibile sul mercato, ecco, tutto questo lo può fare solo un agente immobiliare professionista, non certo il privato venditore della propria casa che è in perenne conflitto di interessi. Punto numero 12, raccogliere le proposte e condurre le trattative di vendita. Ecco, spesso quando si tratta di arrivare al momento clou, cioè quello di raccogliere un'offerta, molti proprietari non sanno da dove cominciare. Spesso vanno su internet e cercano di prendere dei moduli copiati un po' qua, un po' là, non si rivolgono a professionisti, né ad avvocati, né a notai, raccolgono l'offerta che firmano immediatamente senza neanche andare a riflettere su quello che stanno facendo.
non fanno nessun tipo di controllo ipotecario sull'immobile che possa metterli anche al riparo da sorprese rispetto a situazioni che magari non conoscono, e soprattutto non sanno condurre le trattative di vendita. La miglior capacità che possiede un agente immobiliare professionista è la capacità di negoziazione, quindi non è quella di dire questo è il bagno, quello è la cucina, quello è il salone, perché in realtà non ci vuole l'agente immobiliare a dire questo, ma è la capacità di negoziare, la capacità di far partire le parti da punti totalmente opposti, il proprietario che vuole il massimo ottenibile, l'acquirente che vuole spendere il minimo possibile, portarli a un punto di equilibrio corretto che gli permetta di andare a concludere l'affare in maniera soddisfacente per tutti. Punto numero 13, confrontarsi con notai, avvocati, commercialisti, architetti, geometri e tutte le loro richieste. Ecco, raggiunto l'accordo formale sull'immobile, 9 volte su 10 dopo iniziano tutte le richieste dei vari protagonisti di una compravendita: il notaio, un avvocato magari dell'acquirente, l'architetto di fiducia sempre dell'acquirente, altri protagonisti che chiedono documenti, chiedono spiegazioni, chiedono approfondimenti. Non sempre il proprietario, anzi direi quasi mai, un proprietario è in grado di saper rispondere a tutti gli interrogativi posti dai vari interlocutori. Magari può dare delle spiegazioni su degli aspetti giuridici, ma non sa rispondere su degli aspetti di natura fiscale o su degli aspetti di natura urbanistica e catastale. Un agente immobiliare professionista è in grado di interagire contemporaneamente con più professionisti che possano rivolgergli domande di varia natura, o sulla storia urbanistica dell'immobile, o sull'accatastamento di una nuova planimetria, o sulla necessità di procedere a un atto di annullamento della donazione, o su tanti altri aspetti che un proprietario privato non sa neanche che esistono. Punto numero 14. Creare e mantenere per anni relazioni umane superando antipatie e spigolature. Spesso la compravendita tra un proprietario e un acquirente non va a buon fine perché si crea una immediata antipatia senza alcun motivo. Quel non piacersi a pelle che non ha nessun fondamento particolare, se non una volta anche una errata, cattiva prima impressione. Ecco, l'agente immobiliare a volte conclude le trattative perché è in grado di portare da quell'immobile o a comprare quell'immobile magari un cliente che segue da anni. Un cliente che è rimasto nel tempo fidelizzato, che lo stima, che sa come lavora quella gente, sa che quella gente è in grado di portare un immobile per il quale ha già fatto tutta una serie di verifiche, e questo in realtà un proprietario privato non riuscirà mai a farlo. Punto numero 15. L'agente immobiliare, essendo l'unico referente per il proprietario, può collaborare con centinaia o migliaia di altri agenti immobiliari in modo da cercare di ottenere per quel determinato immobile un prezzo più alto possibile e nel minor tempo possibile. Ecco, qui c'è veramente uno dei punti di massima differenza con la vendita da parte di un privato. Nessun proprietario privato potrà mai avere 100, 1000 partner che lo aiutino a raggiungere l'obiettivo di vendere l'immobile al massimo che riesce a vendere, perché solo un agente immobiliare che lavora come lavoriamo ad esempio noi con la nostra agenzia, che ai proprietari chiede di conferire un incarico di vendita inclusivo, ossia un incarico che prevede che noi siamo gli unici referenti di quel proprietario, ma che ci apriamo alla collaborazione con tanti altri agenti immobiliari selezionati in oltre 20 anni di attività, grazie alla loro capacità, grazie alle loro doti umane, etiche e professionali, su base di reciprocità, per far sì che quell'immobile, oltre a poterlo vendere direttamente e soltanto noi, lo possiamo anche vendere in collaborazione con altri agenti immobiliari. Questo un proprietario di case non riuscirà mai a farlo da solo e in maniera privata.
Se questo video ti è piaciuto, metti un clic sulla campanella per ricevere le notifiche di altri video che pubblicheremo, iscriviti al canale e metti un mi piace per confermare l'apprezzamento. Da parte mia ti auguro buona vendita e soprattutto ti consiglio di fare molta attenzione nel vendersi l'immobile da soli, perché oggi la vendita da privati è piena di insidie. Ciao da Leonardo Raso della LR Immobiliare.